al culmine di una gloriosa carriera che dall'Italia lo porta alla corte di Francia e poi d'Inghilterra, Orazio Gentileschi, avvicinandosi ai suoi 70 anni, dipinge Il riposo nella fuga in Egitto, che firma orgogliosamente. Un riposo che, con quasi due secoli di anticipo, sembra prevedere quel mondo poetico leopardiano quando si parla dell'infinito e della impossibilità di vedere oltre. La Sacra Famiglia si sta riposando. San Giuseppe è stravaccato come fosse ubriaco, non percepisce niente, un sonno profondissimo. La Vergine sveglia, seduta a terra, e il bambino prende il latte e, pur essendo insomma grandicello, guarda verso di noi. Questo sguardo è proprio la immagine forse più profonda di quel senso della profondissima quiete che è una delle più alte componenti dell'arte di quel tempo.